Ciao ragazzi, benvenuti su Ali from the Block e FTB Channel. Io sono Ali e quest'oggi vi parlerò di Topolino numero 3549 con il calendario da tavolo di Andrea Freccero, calendario 2024, che ho preso esattamente oggi. Ragazzi, allora, questo chi mi segue lo sa, io non faccio mai gadget, praticamente mai durante l'anno, però ogni volta che arriva a fine novembre acquisto il Topolino col calendario da tavolo. L'anno scorso c'era quello di Enrico Faccini, quest'anno c'è quello con le illustrazioni di Andrea Freccero. Non l'ho ancora aperto, ma insomma ci sono belle illustrazioni dentro e qui potete vedere quelle che ci sono per durante, appunto, durante il mese. Sono rimasto però un po' deluso da una cosa, ragazzi, se devo essere sincero. L'altro anno, cioè negli ultimi 2 anni che ho acquistato, comunque, anzi tre, perché 2000, 2021, 2022, ho acquistato il Topolino con il calendario. Dietro c'era anche il calendario da parete, piccolino. Quest'anno invece non l'hanno inserito e sono rimasto un po' deluso, perché vedete ragazzi, c'è l'illustrazione di nipotini qui, qua, e dietro appunto ci sono le varie pagine del calendario che vedremo all'interno, che è questo qui, un bel calendario da tavolo, 7,50 euro, quindi 3,50 euro il topolino più praticamente 4 euro il calendario da tavolo insieme. L'anno scorso, se non sbaglio, costava 6,50, quindi 1 euro in più purtroppo. Comunque l'ho preso perché mi piace, ragazzi, ogni anno lo prendo ormai, quindi per me era impossibile non prenderlo. Poi c'è comunque Andrea Freccero, che io reputo il miglior disegnatore attualmente su topolino. E quindi questo topolino con calendario appunto era un blister, tutto blisterato, qui l'ho aperto ovviamente, era da prendere assolutamente. Ma parliamo del numero di topolino di questa settimana, numero 3549, un numero che devo dire che non mi ha soddisfatto in pieno, anzi, la copertina mi piace molto, di Francesco D'Ippolito, la copertina di D'Ippolito che riguarda Dactopia. Le storie di Dactopia che si concludono su questo numero, come detto, i disegni di Francesco D'Ippolito, colori di Mario Perrotta. La copertina è anche bella, insomma, molto fantasy, molto dactopiana, con la scritta in rosso con il rilievo giallo Topolino, scritta in giallo Disney e i personaggi appunto di Dactopia. Aprendo questo numero 3549 troviamo che Era tira a Topolinia, Silvia Ziche. Sono d'accordo, abbastanza d'accordo con Minni, con quello che dice. Si chiamano saghe fantasy perché sono talmente lunghe e intricate che dopo un po' non ci si raccapezza più. A quel punto entra in gioco la fantasia per aiutarti a dare un senso a quello che stai leggendo. Io, come ben sapete, e l'ho detto tante volte, ho un rapporto un po' così con il fantasy. Non mi piace, non riesco a farmelo piacere. È un genere che raramente ho apprezzato, sia su Topolino che in generale. Poi c'è Alex Bertani, il direttore, che nel suo editoriale ci parla delle storie che leggeremo in questo numero e nei prossimi, soprattutto perché appunto questo è l'ultimo numero di novembre e poi arriverà il mese di Natale, insomma il mese di dicembre, e ne vedremo delle belle. Storie a fumetti, qui abbiamo la copertina molto bella di Ippolito, colorata a metà da Mario Perrotta. E poi abbiamo il sommario con le varie storie. Ritorno a Dactopia, episodio 4 di 4, si conclude appunto questa saga di Dactopia che non voglio spoilerarvelo, ma penso l'abbiate capito, la ritroveremo prossimamente. L'ultimo portale con storia di Francesco Artibani e Licia Troisi, i disegni di Francesco D'Ippolito, Chine di Lucio De Giuseppe, colore di Gaetano Gabriele d'Aprile. Ragazzi, devo dire che mi è piaciuta, ma non così tanto. Io, ragazzi, è più forte di me, io voglio anche farmelo piacere il fantasy, ma non mi piace. Bellissimi i disegni, anche i colori. Devo dire, da parte di Francesco D'Ippolito, Francesco Artimani e Licia Troisi fanno comunque un buon lavoro, ma per chi ama di più questo genere, Dactopia si conclude anche abbastanza bene, cioè nel senso anche abbastanza, non voglio spoilerare tanto, però diciamo che mi ha un po' sorpreso, diciamo che rispetto alla vecchia saga, quello che avevamo visto nei scorsi numeri, mi è piaciuto un po' di più, ma resta il fatto che a me i mondi fantastici così non mi fanno impazzire. Vari redazionali, quindi si conclude Dactopia. Vari redazionali, e qui c'è la storia di Pippo che già comunque mi è piaciuta molto di più rispetto a Dactopia. Minni, Pippo e il mistero del Topoldo, storia di Marco Nucci con il disegno e le chine di Davide Cesarello, il colore di Diana Laudando, una storia ambientata in Italia a Brescia, e poi scopriremo perché. Praticamente Minni voleva fare una vacanza con Topolino, ma Topolino è sempre impegnato nei suoi misteri, quindi chiama Pippo, gli dice: Pippo, vuoi venire con me? Andiamo in Italia, andiamo a Brescia. E di qui loro comunque andranno nella città lombarda, appunto a Brescia, alla ricerca di un quadro.
più che altro, e soprattutto la storia inizia con Pippo che nella sua soffitta c'ha praticamente di tutto e sarà legata anche a un'altra storia che vedremo all'interno di questo numero, una storia a cui poi comparirà anche Topolino, una storia che ho trovato abbastanza interessante per quanto io non ami le storie dei topi, ragazzi. A me piacciono molto, non ne faccio mistero, piacciono molto di più le storie di Paperi, però devo dire che Minnie e Pippo insieme hanno fatto una coppia, veramente una coppia che scoppia, devo dire, una coppia abbastanza inedita e devo dire che la storia mi è abbastanza piaciuta. Fumetti muti, Don't Worry, Boom Happy presenta la diva. Ogni tanto si ripresenta sul nostro settimanale la storia scritta e disegnata da Corrado Mastantuono, Kine di Alessandro Zemolin e colore di Chiara Bonacini. Una storia ovviamente muta con Boom Boom Happy, Boom Boom Ghigno, scusate, Boom Boom Ghigno molto protagonista, va al cinema, si innamora di questa ragazza, di questa diva, di questa attrice, ma non vi dico altro perché comunque già non parlano, non ci sono dialoghi, se no vi direi troppo. A spazio per Brescia, quest'anno Brescia insieme a Bergamo è stata nominata Capitale Italiana della Cultura 2023, quindi ci fanno un excursus di un viaggio attraverso appunto la città di Brescia. Torre della Pallata, Palazzo Broletto, Castello, Palazzo del Camerlengo. Io non ci sono mai stato a Brescia, però qui si può anche scoprire geograficamente e anche storicamente che cos'è, insomma, la città di Brescia. Poi abbiamo Topolino e gli intrusi di Iditop, un Topolino un po' troppo con topi. Qualcuno sarà contento, a chi piacciono le storie dei topi, a me invece no, alla fine ci sta, perché di solito abbiamo prevalenza di paperi. Topolino e gli intrusi di Iritop, storia di Roberto Gagnor con i disegni di Lucio Leoni e colore di Valentina Mauri. Una storia carina, nemmeno tanto lunga e nemmeno, vorrei dire, nemmeno tanto riempitiva. Ci sarà il professor Enigm, Topolino e Pippo andranno da lui e avranno a che fare con questo progetto Iritop. Sarà anche abbastanza, come dire, fantasiosa pure questa, ma non fantasy come Daktopia, anche abbastanza simpatica e devo dire nemmeno tanto lunga, che per me è già un vantaggio quando la storia non è lunga. Storia carina, ma niente più, secondo me. Poi abbiamo, andiamo avanti, vari relazionali anche dedicati al Natale, quello che leggeremo prossimamente, il Free Comic Book Day che sarà dall'1 al 10 dicembre in fumetteria, solo in alcune fumetterie selezionate in Italia. Ma io non sono un abituale frequentatore di fumetterie. E poi c'è una storia inedita in Italia, ma edita all'estero nel 2021, di 2 anni fa. Soggetto e sceneggiatura di Maya Astrup, disegni di Giorgio Cavazzano, del maestro Cavazzano. E poi abbiamo Alechina Alessandro Zemoli nel colore Egmont. Una storia Paperino qui qua qua e sensazionali ingressi dimensionali. Una storia che devo dire mi è piaciuta. Mi è piaciuta abbastanza. Ci sono Paperino e Nipotini, che sono lettori di fumetti, questo Super Catburg, però devono andare al parco divertimento. Super Catburg, ne succederanno un po' di tutti i colori in questa storia. Storia carina, ma che anche questa, ragazzi, non mi ha fatto impazzire. Come ho detto, è stato un numero un po' così, ma d'altronde alla fine capitano. Ma ovviamente io parlo a titolo soggettivo e dei miei gusti personali, anche un po' oggettivamente, però storie che non mi hanno dato un granché. Poi ci sono ovviamente le letterine, i disegni dei lettori, di Topolino. Questa settimana nulla in edicola, siamo il 28 novembre, quindi non c'è nulla in edicola perché poi a dicembre ci sarà tanta roba che uscirà. E la novità, il prossimo numero 3550, con questa bella copertina e Zio Paperone protagonista, ci dicono che appunto 3550, 3551, 3552, Tris di Natale, questi numeri che usciranno a dicembre andranno a formare un'unica copertina. Quindi molto interessante questa iniziativa. Ci sarà l'addobbo natalizio come gadget, ma io non credo proprio che lo prenderò. Le storie a fumetti sono molto più interessanti di questo numero, almeno per quanto riguarda i miei gusti. Zio Paperone e la lampada bisestile, episodio 1 di 3, Marco Nucci e Stefano Intini. Paperina, ti presento Paperino, di Sergio Vadino e Silvia Ziche. Newton e Pico in viaggio nel sapere, ritornano. Una coppia molto apprezzata da parte mia. 32 ne fa dicembre, Giorgio Fontana e Donald Soffritti. Paperoga in nero, Gaia Righini e Enrico Faccini. Topolino nel mondo senza macchia, di Marco Nucci e disegni di Casti. Quindi, senza dubbio, questo numero di Topolino, il 3550, si presenta molto allettante, almeno per quanto riguarda i miei gusti. Chiudo il tutto, Barzelletta e Colmi, messo alla fine al posto della strip story. Che dici, ragazzi? Un numero sufficiente per quanto riguarda, un numero per quanto mi riguarda, un numero. Ho letto i numeri migliori di Topolino, bellissima la copertina, tutto quello che volete, ma le storie all'interno non mi hanno fatto impazzire. Forse metterei, se facessi, dovessi fare un'ipotetica classifica, vi dico solo i primi due posti,
Al secondo posto metterei Paperino, Qui, Quo, Qua, I Sensazionali Ingressi Dimensionali. Al primo posto Minnie, Pippo, Il Mistero dell'Ottopoldo, che almeno è stata più bella rispetto agli altri. In quarta copertina la pubblicità della testata mensile Paperino, che io acquisto occasionalmente. Quindi ragazzi, 3.542, numero sufficiente per quanto mi riguarda, però con il gadget appunto lo potete acquistare anche normalmente con la 3,50 euro, ma 7,50 euro con il calendario 2024 di Andrea Freccero con le sue illustrazioni. Non potevo perdermelo. Fatemi sapere nei commenti se avete acquistato questo numero di Topolino, se avete preso col gadget, insomma, col calendario da tavolo. Cosa ne pensate della copertina, delle storie presenti? E ragazzi, io vi ringrazio per aver visto il video. Mettete like al video se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se volete supportarmi. Siamo veramente a un solo passettino dei 1400 iscritti, che per me sono una piccola soddisfazione. Mi fareste felici, insomma. Soprattutto appunto se commentate, se siete sempre presenti, scusate, perché io adoro la mia community e vi voglio davvero bene, ragazzi. Quindi continuate a seguirmi perché ci saranno tanti altri contenuti. Quindi, ragazzi, mi raccomando, fate i bravi e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi!